anni 400 persone, 400 operatori dell'informazione, una cifra da America Latina, che in qualche modo sono oggetti di aggressioni anche fisiche, di attentati, di minacce gravissime, che alle volte arrivano addirittura dai loro datori di lavoro, dagli editori che magari ne licenziano qualcuno, come è avvenuto in Calabria ora molto recentemente. Ecco, io credo che noi non dobbiamo lasciare soli questi colleghi, i quali sono colpiti, oltre che dalle minacce e dagli attentati, da un fenomeno gravissimo, che è la legge sulla diffamazione a mezzo stampa, la legge 47 del 48. Questa legge rappresenta, per come è fatta e per come viene, diciamo, interpretata ed eseguita nei tribunali, badate, da giudici monocratici, che quindi nella loro cultura giurisprudenziale non hanno molto spesso da spartire con le ragioni della libertà di stampa. È una pistola puntata alla tempia della libertà di stampa. È un'arma impropria che quella zona grigia del potere a tutti i livelli esercita per impedire le inchieste, per impedire la cronaca coraggiosa sulla strada. Credo che sia ora di dare una grande battaglia contro questa legge, per cambiarla in profondità, per non lasciare soli i cronisti minacciati, per assisterli fino in fondo. Credo che sia un compito fondamentale per la nuova dirigenza del nostro sindacato. Questa è la prima tappa del premio, per la verità non è proprio la prima tappa, è la presentazione pubblica, la prima tappa del premio, vorrei dire, non avendo col premio rapporti diretti, cioè non faccio parte della giuria, non ho partecipato all'ideazione, mi sono solo messo a disposizione per aiutare il cammino del premio, in particolare questa serata, direi che posso dire da esterno che il premio, il risultato lo ha già raggiunto con i 120 ragazzi e ragazze che vi hanno preso parte, 120 giovani, perché il premio ha un limite d'età del quale tra qualche secondo dirò, 89 progetti in tutto, quindi alcuni progetti sono anche di piccoli gruppi e lo vedremo, lo scopriremo stasera cominciando a presentare alcuni dei progetti premiati, scelti dalla giuria, 89 progetti e 120 ragazzi e ragazze che sono direi già il risultato, il primo e più importante probabilmente raggiunto da questo premio, che è un premio speciale per almeno tre ragioni. La prima, che come dice la sua intestazione, è destinata al giornalismo investigativo, cioè a quel tema, il giornalismo d'inchiesta, che avete sentito, non solo fa parte dell'esperienza professionale, non solo professionale di Roberto Morione, ma anche, come evidente non solo dalle sue parole, ma dalla nostra esperienza, anche solo di spettatori o fruitori della stampa, del mondo dei media, è il punto critico dell'informazione contemporanea, il giornalismo d'inchiesta. Il secondo, che sta nel bando del premio, è il limite d'età, non abbiano compiuto 35 anni, sono insomma in quell'età strana per il quale già oltre i 28, ho visto, sono stati considerati sfigati o bamboccioni, ma insomma 35 anni per noi sono ancora giovani. Diciamo che sono in un'età in cui possiamo essere più indulgenti di alcuni ministri severi, vedo con le carriere altrui alla fine, con le vite altrui. Ma insomma, questo limite di 35 anni è naturalmente insieme una sfida, un investimento, che poi è nella natura più profonda del premio. Il premio, come sentirete, si articola in momenti diversi, che vorrebbero offrire un'esperienza completa, una sorta di tutoraggio completo ai progetti scelti, perché non solo vengono scelti, ma ad essi vengono affidati all'esperienza di giornalisti, diciamo, un po' più esperti, e tutti, mi sembra, ben oltre il limite dei 35 anni, i nostri illustri tutor, anche se, e poi c'è un accompagnamento del progetto che non prevede solo la collaborazione nella realizzazione, ma anche la messa in onda sui Rai News e anche altrove, se ci riusciamo per esempio a farne versioni anche radiofoniche, qui diciamo c'è un impegno preso da così incidentalmente in questa presidenza, poi la promozione e la diffusione anche fuori dai circuiti tradizionali, quelli mediatici di questi lavori. Queste sono le tre caratteristiche particolari, mi sembra di poter dire, insomma, appunto da osservatore del premio intitolato Roberto Morione, sono tre caratteristiche tutte molto coerenti con la figura di Roberto che lo ispira e che ispirerà anche le parole che tra poco ascolteremo. Più avanti Roberto Natale, subito dopo
i saluti, ma non saranno credo dei saluti, riprenderà credo alcuni temi di questa, dato che era insomma presidente nazionale della Federazione della Stampa, quindi all'epoca credo già padrone di casa dell'intervento che Roberto aveva fatto, ma prima vorrei salutare con voi e che ci salutasse Nicola Zingaretti, che non solo ci ospita qui, ma insomma è stato sollecitato, credo anche lui, da questo, non Nicola, da questo intervento di Roberto, che non è mai stato tenero con la politica, tantomeno istituzionale, ma l'ha sempre sfidata. Qui c'è una sfida che riguarda l'informazione, perché è quello il luogo, ma trasversalmente, in alcuni punti molto esplicitamente, una sfida anche critica alla politica. Sì, io innanzitutto vi dico grazie per essere tornati. Qui in questo palazzo abbiamo avuto l'onore di salutare Roberto alcuni mesi fa e da questo podio, io ero seduto lì, è stata l'ultima volta che io l'ho incontrato. E lo dico quindi per essere tornati, perché per noi che siamo e lavoriamo in un ente un po', non so se qualche ministro direbbe sfigato, come la provincia, in realtà il fatto che in quegli anni e in questi anni questo palazzo, il nostro lavoro, veniva frequentato il palazzo e discusso il nostro lavoro da persone come Roberto Morrione, che pensava le cose che abbiamo ascoltato, pensava, e per noi era un fatto molto importante, era un riconoscimento importante, era il riconoscimento che le cose che facciamo, che abbiamo fatto su tanti temi, quello della trasparenza, della legalità, della lotta alla mafia, dell'avere la schiena dritta, del non fermarsi a un'idea di democrazia semplicemente formale, in qualche modo venivano recepiti da persone sensibili e molto attente, molto rigorose, come lo era lui. Quindi per noi continuare a pronunciare questo nome in questa sala, in questo palazzo, in questa istituzione, è molto 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 importante, e lo dico con molta franchezza. E poi grazie per il premio, per l'idea del premio, perché anche questo ha a che fare con quel messaggio che abbiamo ascoltato di Roberto Morrione e con la qualità della democrazia, che in questo momento incrocia tanti temi, ma due in particolare che stanno nel premio. Il primo, il tema della libertà di informazione. Abbiamo ascoltato la denuncia, i rischi della libertà di informazione, che non sono mai finiti, e la libertà di informazione è molto legata alla qualità dell'informazione, e quindi dalla formazione di nuove generazioni di giornalisti che sanno far bene il proprio mestiere e soprattutto che lo fanno credendoci a schiena dritta e credendo nel fatto di essere parte integrante della garanzia della libertà di opinione e della forza quindi della democrazia. È scontato? No, non è scontato che dentro una situazione così complessa ci siano dei corpi sociali che si organizzano per ribadire dei valori molto semplici, molto elementari, ma anche molto chiari. Ed è molto importante che un premio, un'iniziativa che noi abbiamo sostenuto e che continueremo a sostenere negli anni futuri, nel nome di Roberto Morrione, abbia a cuore questo tema. Stimolare, incentivare, curare, promuovere, valorizzare chi crede in questo tema della qualità, nel giornalismo d'inchiesta, nel farlo in piena libertà. E seconda importanza è questo impegno, in questa clausola che avete messo nel concorso sulla fascia giovanile, perché per le cose che sappiamo e che ascoltiamo, un altro punto molto importante di questa fase della vita del nostro Paese è trovare il giusto equilibrio tra generazioni, il giusto equilibrio di generazioni, e cioè non commettere mai l'errore che un problema di innovazione, di rinnovamento generazionale non esista, e dall'altro non commettere l'errore opposto, che il problema sia solo l'età anagrafica o la pretesa in quanto nuova generazione di poter svolgere un ruolo per il bene comune, per il bene del Paese. E purtroppo invece si confrontano spesso gli opposti estremismi, chi per paura di lasciare il campo si chiude in discorsi a mio giudizio assurdi e chi invece cerca delle scorciatoie e magari non adeguato o incapace
o ricorrendo ai favori, sgomitando e quindi mutuando il peggio della cultura politica che abbiamo conosciuto, tenta di farsi strada, ma poi alla fine era e rimarrà una canna vuota. Roberto, tale, non so quali suggestioni, quali ricordi hai anche di quell'intervento, dello spirito con cui Roberto interveniva, della funzione che insomma... Beh, io provo a dire quattro cose, l'orgoglio e tre temi. La prima è l'orgoglio. Credo che stiamo qui stasera con l'orgoglio di essere stati amici o amiche, allievi, conoscenti di Roberto Morrione. E dunque, innanzitutto, grazie a Mara, Gaia, a chi ha voluto con determinazione questo premio, così carico di futuro, dirò tra un attimo. L'orgoglio poi, se permettete, da Presidente della Federazione della Stampa, di aver avuto una persona del genere appena un anno fa al congresso di Bergamo. Lo dico per chi dovesse pensare, talvolta ha ragione, che i congressi sindacali siano appuntamenti burocratici, pesanti, noiosi. Talvolta lo sono, non voglio darne rappresentazioni troppo lucidate. Però può capitare in un congresso dei giornalisti italiani di sentire quei 9 minuti straordinariamente carichi di passione civile. Un fisico già molto smagrito, molto intaccato, uno spirito per nulla intaccato, carico di passione civile e professionale. E allora i tre temi, i primi due sono due dei debiti di cui Roberto ha parlato, la passione e la lucidità con la quale, e non aveva certo cominciato un anno fa, aveva individuato la questione della penetrazione delle mafie nel tessuto civile d'Italia come una delle emergenze di oggi. Noi giornalisti qualche giorno fa abbiamo finalmente lanciato l'allarme, in questo caso la vicenda ha avuto rilevanza nazionale buona, sulle minacce che ha ricevuto un giovane cronista, Giovanni Tizian, e la sorpresa quasi della grande stampa nel dire: ma come, c'è la mafia in Emilia-Romagna? Titoli su "non è più un'isola felice". Come non è più un'isola felice? C'era chi lo diceva e lo studiava da anni e su questo aveva accumulato, girando per l'Italia, esperienze preziose, aveva mosso energie professionali e civili preziose. E a proposito della lotta alle minacce, a coloro che minacciano i giornalisti, avete sentito nella parte finale dell'intervento di Roberto richiamare la questione della legge che attualmente pesa, grava, imbavaglia all'informazione, quella sulle querele per diffamazione. È un preannuncio quello che do qui, fedeli all'impegno che sempre con Roberto si doveva prendere di darsi dei compiti anche durante gli incontri pubblici. Allora siete pre-invitati, stiamo aspettando di poter fissare la data sulla base di quello che ci dirà il Ministro Severino, insieme a Santo della Volpe, Libera Informazione, insieme a Ossigeno, Articolo 21, l'Unione Cronisti, stiamo organizzando la seconda puntata del convegno che al 98% per merito e passione di Roberto Morrione avevamo fatto nel novembre del 2010, per porre la questione delle querele temerarie, di quale bavaglio rappresentino per la libera informazione le querele che con troppa facilità e nessun rischio poteri di vario tipo, sentendosi minacciati dalla libera informazione, sparano nei confronti di giornalisti e giornaliste che facciano il loro lavoro. Secondo tema, i giovani. Altri diranno meglio di me i contenuti del premio. A me era sfuggito allora, l'ho risentito oggi, sentir Roberto che parla dei giovani come nuovo fondamento dell'unità d'Italia, e non credo che l'avesse fatto perché eravamo nell'ambito delle celebrazioni del 150esimo dell'unità, anche se si avverte passione risorgimentale nel modo in cui credibilissimamente pronuncia quella frase. Una delle caratteristiche più preziose di questo premio è il fatto di investire davvero sui giovani, al punto da aver fiducia nei progetti che ancora non sono diventati articolo, servizio giornalistico compiuto, e dunque valuta le idee e le sostiene. Mi pare un atteggiamento, Marino Sinibaldi ha alzato la palla, che è l'esatto opposto di chi
dall'alto o dal basso di una vita straprivilegiata si permette pure di dileggiare coloro che vengono considerati sfigati perché a 28 anni non sono ancora laureati. C'è tutt'altra attenzione, tutt'altro rispetto per le potenzialità che anche nell'informazione i giovani possono dare. E poi, terzo tema, mi permetto di definirlo terzo debito, anche se Roberto in quell'elenco non ne parlava, la situazione della RAI, la situazione del servizio pubblico. Sarebbe riduttivo considerare Roberto solo un giornalista della RAI, e però, permettete, è stato anche un grande, grandissimo giornalista del servizio pubblico. E siccome c'è una logica anche nel caso, noi ci ritroviamo qui oggi in suo nome nel momento in cui il servizio pubblico sta attraversando una delle fasi peggiori della sua storia, nel momento in cui non sappiamo ancora cosa stia accadendo a Viale Mazzini, nessuno vuole immiserire questo incontro nostro di oggi con riferimenti troppo meschini, però il raffronto è bene tenerlo a mente. Tra quell'idea di servizio pubblico che esprimeva il giornalista Roberto Morrione e le miserie sulle quali forse ci si sta accordando, forse, in questo momento a Viale Mazzini. Non so se sia venuto in mente ad altri di noi, ma voi immaginate il giornalista RAI, alto dirigente Roberto Morrione, che riceve una telefonata come quella che per scherzo hanno fatto ieri e balbetta risposte servili come quelle che abbiamo sentito. Il raffronto allora serve a dirci cosa il servizio pubblico non è stato, perché qui il tentativo è quello di farci sentire tutti, quale che sia la nostra fascia d'età, nostalgici che non vogliono prendere atto del fatto che un mondo è cambiato e che le cose vanno in un altro modo, e cercano di far pensare che servizio pubblico sia reperto novecentesco, inadeguato alla modernità. No, l'idea di servizio pubblico, in RAI o altrove, sottolineo, in RAI o altrove, l'idea dell'informazione come servizio civile, l'idea dell'informazione come pilastro della democrazia è modernissima. Anche nel nome di Roberto Morrione lo ricordiamo da qui più forte che mai. Grazie. Albino Longhi, no? Non vorrei affidarle il compito di descrivere i 120 ragazzi o gli 89 progetti, però un po' di curiosità sulla qualità di questo premio l'abbiamo, anche perché la sua esperienza consente di dare un giudizio specifico. Qual è, insomma, l'importanza di questo premio e anche dei prodotti che lei ha visto almeno nei progetti che avete? Io temo di deludervi su questo terreno qui. Mi pare che la giuria abbia pensato, secondo me correttamente, di parlare dei progetti quando i progetti diventeranno realtà. Sì, un po' stasera, ma poco, perché... Anche perché sono stati scelti tre progetti. Ma io devo dire, da Presidente della giuria, che mi sono trovato in forte imbarazzo perché le proposte avanzate da questi giovani sono di uno straordinario interesse. Io intanto dico che credo che si possa affermare che la prima edizione del premio intitolato a Roberto Morrione per il giornalismo investigativo sta registrando un notevole e confortante successo. La giuria che ho presieduto settimane scorse era una giuria molto composita, erano troppi tra i giurati, quindi la sintesi era difficile da raggiungere, però non ci sono stati scontri fisici, ecco, siamo arrivati tutti a una comune consapevolezza. Voi sorridete, ma se vedeste tutti i nomi vi meravigliereste che non ci sono stati. Premiare scontri. Dei ragazzi che avevano voglia di fare giornalismo o che fanno già giornalismo. Ma c'era anche la difficoltà di fare delle scelte che magari mettono in un angolo e non fanno emergere contributi assolutamente significativi. Ecco, se io fossi un direttore di un telegiornale del servizio pubblico, come è capitato in passato di essere,
cercherei di prenderli tutti per creare una task force che gira per l'Italia a raccontare l'Italia vera, come diceva Roberto Morione. La scelta non è stata facile, no? Si trattava di scegliere appunto tre progetti tra gli 89 che sono stati presentati, e mi pare che sono 120 i colleghi, i giovani colleghi che hanno partecipato. Non è mica un numero irrilevante, direi, no? Infatti è stata una scelta non facile, se si tiene conto dell'eccellente livello delle proposte giunte da giovani giornalisti, freelance, volontari dell'informazione. La giuria ha valutato con grande scrupolo tutti questi progetti, anche nell'intento di incoraggiare chi è agli esordi della professione e manifesta interessi e attitudini per il giornalismo di inchiesta. Gli autori dei progetti vincenti sono tutti giovanissimi, infatti. Sono due ragazze e tre ragazzi. Diciamo ragazzi e ragazze dall'alto della mia veneranda età, naturalmente. Dovranno realizzare le inchieste proposte con la consulenza e il sostegno di tre tutor, scelti tra colleghi di grande esperienza, come Ennio Remondino, Maurizio Torrealta e Fabrizio Feo. Questo lo posso dire. I progetti vincitori sono firmati da Felicia Buonomo ed Elena Borromeo, da Rosario Sardella e Saul Caia e da Francesco De Augustinis, spero di aver pronunciato. Trattandosi di giornalismo investigativo, la giuria ha ritenuto di mantenere una opportuna e necessaria riservatezza sui progetti per non ostacolarne la realizzazione, che non sarà semplice né facile. E tra poco li conosceremo, questi ragazzi, e se aveste curiosità riconosceremo anche i tutor. Però prima c'è una cosa... La parte più bella non mi fa... Un gran colpo di regia di Albino, però. Adesso si prende altri applausi. Volevo dire semplicemente maestro, che io sono convinto che Roberto, che io considero un giornalista esemplare per tensione etica e passione professionale, approverebbe il nostro impegno rivolto a ricordare la sua straordinaria lezione di giornalismo televisivo. Roberto Morione credeva in un'informazione intellettualmente onesta, contro la tentazione del conformismo, del sensazionalismo e dell'autocensura. Io ho avuto il privilegio di avvalermi della sua generosa e leale collaborazione nella direzione del TG1, in anni lontani naturalmente, gli anni Ottanta. Abbiamo con lui condiviso anni di lavoro faticosi ma esaltanti, citando spesso un comune amico, un grande giornalista quale Enzo Biagi. Eravamo amici di lui, non so per quale motivo, forse perché siamo tutti mezzo romagnoli, mezzo bolognesi. Il nonno, come lo chiamavamo, con molto affetto, ci fece dono di un ammonimento prezioso. Sul terreno dell'informazione televisiva vincerà chi racconterà ogni giorno una verità in più. E Roberto Morione non è mai venuto meno al dovere di rispettare il diritto della gente ad un'informazione di verità. Intanto chi è Felice e chi è Elena già sarebbe un passo avanti. Okay. Buonasera a tutti, io sono Felicia Buonomo. Abbiamo saputo di questo premio attraverso Rai News, che è il nostro telegiornale di riferimento. Noi nasciamo come giornaliste della carta stampata, ma credo di parlare anche a nome della mia collega, abbiamo sempre avuto una certa ansia espressiva, come dire, a livello giornalistico, di andare maggiormente a fondo di porzioni di realtà, come dire, che magari sono misconosciute o anche conosciute, ma conosciute male. Un premio di questa natura ci offre proprio questa possibilità di raccontare qualcosa che altrimenti, soprattutto per questioni economiche, è inutile nasconderlo, non avremmo potuto raccontare.
Ecco, la nostra inchiesta è una bella sfida perché è particolarmente articolata. Il progetto, possiamo dire il titolo? Sì. Il titolo è Mani Pulite 2.0. Ecco. Già il titolo... Chi si attarda ancora a raccontare Mani Pulite 1. È particolarmente ambizioso. E... 25 minuti, argomento ovviamente politica e corruzione. Sì, sì. E, sì, dicevo che è articolato anche da un punto di vista geografico, perché l'inchiesta parte in Emilia-Romagna, che è la nostra regione, ma attraversa Roma ovviamente, e arriva anche in Lombardia e fino in Lussemburgo. Lui dice nella sua scheda, preferendo la pratica ai grandi master... che non sono così il tennis, ma sono i grandi corsi. Che vuol dire preferendo la pratica? E perché l'hai voluto mettere nella biografia? Ma questo... Non lo c'era. Ma il motivo di questo non me lo ricordavo, sinceramente. Comunque è perché è quello ovviamente che ho fatto come scelta di formazione, nel senso che ho sempre preferito cercare l'esperienza vera, insomma, anche se questo ha voluto dire bussare tantissime porte di redazioni portando a mano curriculum, e l'ho fatto veramente sempre così, e per imparare a fare quel poco, insomma, che ho cercato di imparare a fare, insomma, fino adesso. E quindi, insomma, intendevo dire un po' questo, insomma, perché purtroppo spesso magari l'accesso alla professione oggi è... Nasceva almeno spesso dal iscriversi o cercare di iscriversi a grandi master che vendono o vendevano la professione piuttosto che le scuole di giornalismo, che sono un ottimo strumento, reputo, però ovviamente hanno delle barriere forse di accesso spesso. Invece forse intendevo dire forse probabilmente questo, che ho sempre cercato, insomma, di prediligere l'esperienza, insomma, quindi facendo comunque studi inerenti al settore, però invece magari di trovare l'accesso in questo modo, trovare l'accesso facendo esperienza vera, insomma. Una battuta sull'inchiesta, sono alcuni anni che noi raccogliamo materiale e che viaggiamo per tutta l'isola. Ci sono delle cose che io dico sinceramente non abbiamo scritto, ovvero ci sono delle cose all'interno che potrebbero essere, non dico forse più pesanti, però che non abbiamo voluto mettere perché... pensavamo di tenerci per noi e magari di far uscire dopo, quindi potrebbe esserci una bella sorpresa, la lascio così. Dico anche perché in cuor nostro non pensavamo minimamente di essere selezionati, quindi magari ci riservavamo l'inedito per quindi noi. Quindi nel progetto non avete messo tutto. Ecco, io credo che noi non dobbiamo lasciare soli questi colleghi.